facendo gli eventi live continuano, lo facciamo gratuitamente con un'altra band, loro sono gli Stai Karma. Buonasera ragazzi! Buonasera Francesca Velotti, un saluto va anche a Pino Bruno, un saluto va anche a Piero Amico che abbiamo avuto già e poi anche a Francesco. Buonasera a voi ragazzi. Francesca, finalmente siamo riusciti ad ottenere la vostra disponibilità ad essere protagonisti qui a Che Gran Serata sulla Divina Grigento. Francesca, stai calma, perché il nome di questo gruppo prende questo nome appunto? Allora, prende questo nome per quale motivo? Un po' perché diciamo io non sto mai calma. Abbiamo visto che è un po' nel romanzo, diciamo, stai calma, è un po' per l'essere calma, che non mi appartiene, si vede, e un po' anche per il repertorio ovviamente, perché noi variamo dal rock più sfrenato alla canzone tipica matrimonio, musica leggera, quindi sì. La quiete diciamo, dopo la tempesta, diciamo, sì. Quindi musicalmente parlando. Esatto. E niente, no. Abbiamo preso questo nome, anche perché il karma è... Sì, poi ormai se ne parla sempre. Un suo significato. Da quanto tempo la band è in auge, insomma, è presente? Allora, noi suoniamo insieme da circa 2 anni, però veniamo tutti da altre situazioni musicali, certo. Sì, ne sappiamo qualcosa in effetti. Quindi, insomma, i Stai Karma è una band che proviene da dove? Di dove siete? Siamo un po' sparsi. Ecco. Infatti noi non eravamo amici, lo siamo diventati poi col tempo. Io ho conosciuto i ragazzi perché andavo a scuola di chitarra da Pino. Solo che ovviamente non fa parte di me la chitarra, quindi canto, che mi viene meglio. Quindi tu hai tutta la voce. Esatto, io canto. Quindi poi Pino, conoscendomi come cantante e non come chitarrista, mi ha ingaggiata. Ah ecco, quindi che... tutto parte da Pino. Esatto, da Pino, diciamo. Ti ha messo assieme un po' di gente, poi magari ce l'ha raccontato anche lui. Esatto. Quindi questo è quello che praticamente poi è il prodotto finale. 4 elementi, siete tutti qui, non ci sono altri personaggi, c'è ancora qualcuno. Allora, come Stai Karma, formazione fissa siamo noi. Poi ovviamente a seconda delle situazioni abbiamo dei musicisti che ci accompagnano, come Angelo Di Marco solitamente alle tastiere. Che salutiamo perché è stato nostro protagonista mercoledì scorso e quindi abbiamo avuto modo di apprezzare anche le sue qualità. Esatto, e noi collaboriamo anche, lui collabora anche con noi in qualche occasione. I ragazzi già si conoscevano e suonavano insieme, io mi sono aggregata e abbiamo formato questa band. Ecco, formando questa band c'è anche il piacere di poterla sentire. Adesso cosa ci proponete come primo brano rompighiaccio? Ok, abbiamo pensato a un pezzo di Toto. Ah, ecco, bello. Giorgi Porgi. Un brano degli anni, credo, degli anni 70, se non sbaglio, 70-80, qualcosa del genere. Sì, tutti brani un po' datati. Un po' datati che però hanno fatto comunque storia della musica, insomma, certo. Il Toto e altri gruppi dell'epoca li ricordiamo bene, non sono quei prodotti morti e fuggi che oggi esistono. Sì, noi nel nostro repertorio infatti abbiamo scelto forse i brani che sono ancora tutt'oggi proponibili e presenti. Esatto. Bene, allora iniziamo a rompere il ghiaccio e facciamo un applauso di incoraggiamento a Stai Karma qui a Che Gran Serata per l'evento live. Thank you.
che gran serata, insomma abbiamo veramente un po' di musica da sentire insieme a voi. Questo è veramente uno di quei brani che si ricordano, come abbiamo detto prima, c'è anche un aspetto legato al genere di cui ci avete parlato, che è ancora una traccia presente sulla nostra scena musicale, quindi è bello poterlo risentire, insomma. Parliamo invece di questa vostra band, di questa costituzione, di questo andare in giro probabilmente in Sicilia o comunque sia, qualche esperienza che ci potreste raccontare di questa vostra avventura che è di appena 2 anni, diciamo, sì. 2 o 3 anni, insomma, quindi di poco. Ne vuoi parlare tu magari? Non so, io vorrei prendere qualcuno, anche Pino, che le tra l'altro avvicinati un attimo, Pino, perché così almeno vorrei anche capire come ti è venuto in mente o comunque come sei riuscito a mettere insieme queste 4 voci, queste 4 potenzialità musicali. Come è avvenuto il tutto? È colpa loro, cioè è una colpa, nel senso è una colpa, che purtroppo, è colpa positiva, purtroppo quando li vai a sentire, soprattutto Francesco, perché loro bene o male fanno il loro lavoro, sì. Poi in situazioni particolari escono ancora più grinta, escono insomma le loro caratteristiche musicali, ma Francesca che veniva a lezione di chitarra, Sì. Poi nel live finale di un anno accademico, invece di suonare la chitarra, si è messa a cantare. Ho detto, ma allora... Ma certo, ma tu di queste sue potenzialità... No, ma l'ho detto, meglio che canti! No, sì, questo gliel'ho detto, perché cioè, non si impegnava con la chitarra. Forse perché appunto la sua vocazione era il quella canto, sì, ma già cantava, e quindi era fortissimo. Ha voluto dire simpaticamente, oh, ma che ne fai suonare, fammi cantare. Ma scelta sua, oltre a una scelta azzeccata, devo dire. Insomma le qualità ci sono. Con Piero poi scambieremo anche 2 chiacchiere perché finalmente lo vediamo in action. Pedro. Abbiamo detto in questo modo. Insomma, gli Stai Karma è una band che vuole far conoscere alla gente un po' quelle che sono le tradizioni invece della musica di un tempo, oppure ci sono nei vostri progetti novità che possono appartenere a voi, come abbiamo chiesto a loro, lo chiediamo anche a voi. Poteste rispondere anche insieme? In questo momento no. Questa è una formazione. Sì. Questa è una formazione che nasce comunque un po' per divertimento, perché comunque sia Pietro che loro fanno anche musica loro, soprattutto Pietro. Con i Pupi di Surfer, che è stato qua. Esatto, che vanno in giro anche per l'Italia. Mentre noi per ora ci stiamo concentrando sui live, sui matrimoni, quindi diciamo che abbiamo un repertorio matrimoni, certo. Dove suoniamo un po' di tutto a seconda a seconda dei gusti musicali degli sposi. Ah, ecco, quindi... Ci è capitato anche di fare del rock sfrenato, quindi... Un po' la Led Zeppelin, esatto, anche di questo tipo, sì, di sì, insomma, posto, sì, magari ci facciamo un pezzo dopo. Perché in acustico, però, si può anche, sì, assolutamente. E mentre poi abbiamo girato comunque questi 2 anni per i locali un po' in giro per la Sicilia, proponendo e scatenandoci con il rock per sfogarci da questa... un po' tranquillità, pacatezza della musica leggera, quindi esatto, qualcosa di più adrenalinico. È diventato un mix di gusti, è vero, parte tutti e 4, quindi è diventato un repertorio particolare che avete preso, ecco appunto, anche per non annoiarci. Sì, assolutamente. A proposito, ne parlate, ma allora vediamo, vi sentiamo in azione con qualcosa, okay, che ha a che fare, sì, con il rock, okay. Avete già preparato qualcosa? Sì, sì. Però forse all'inquadratura non so se tu rientri del tutto, però insomma perché occupo lo spazio vitale. No, vabbè, allora adesso cosa sentiamo? Sentite un pezzo dei Police. Ah, ecco, i Police. Roxanne, ok, quindi anche gran serata, Stai Karma, Roxanne. You don't have to pour over it.
Grigento, insomma Pino e Francesca ci hanno parlato un po' del loro genere musicale, te lo vorrei anche sentire Piero, vieni Piero e Francesco, assolutamente. Allora Piero, la tua esperienza da... Dobbiamo svelare un segreto, attenzione qui c'è un segreto in diretta e quel... Si chiama Pietro. Tra Pietro e Piero c'è un attimo. Pietro viene da Piero, cioè non è che... no, da Pedro. Come se io mi chiamassi Giuseppe. Pino. Siamo spersonalizzato. Allora, Pietro, come giustamente il nome riporta anche sui documenti, no? È vero, la tua esperienza musicale la sappiamo già e quindi anche Francesca ha voluto sottolineare il fatto che essendo componente dei Tutti di Zufaro già questo è un grande livello di partecipazione alla musica e a questo punto ti sei anche inserito in questa band. Da cosa è scaturita questa tua volontà di voler farne parte? Pino mi ha ricattato. C'è di mezzo qualcosa di tosto? No, anzi, è il piacere di fare musica con gente capace che lo fa con entusiasmo. Questa è la cosa più bella e che appunto sa adattarsi alle situazioni. Sì, infatti c'è anche, oltre che il piacere, la volontà e la passione, perché non è un mestiere probabilmente, ma comunque lo diventa, perché dal momento che poi ci sono le serate, ci sono le prove, diventa quasi un lavoro, possiamo dire, no? Ma lo è, con Pino abbiamo condiviso pure un'esperienza didattica. Condividiamo, ancora non ci siamo separati. No, la condividiamo perché comunque sì, quando poi diventa un mestiere lo devi fare a tutto tondo, quindi oltre a fare da performer, a cercare di esibirti in giro, le altre diciamo possibilità sono queste, sono quelle didattiche, di suonare nelle situazioni più disparate, quindi adattarti a tutto quello che può. Infatti, questa è una cosa che ti fa onore perché sappiamo già i tuoi impegni che non sono... Ma infatti mi picchiano quando se ne ci viene a mancare un punto sì. Anche cruciale, fondamentale, perché la band è composta da voi, quindi è giusto che siate tutti presenti. E, allora, con Piero però, Pietro, va bene, ok, dai, basta, Francesca, o se no, Francesca potremmo anche storpiare e dire altro, però vabbè, Francesca, Franca. Allora insomma la musica rock mi pare di capire che è il vostro primo obiettivo diciamo del far musica, perché abbiamo sentito dei pezzi di questo livello, ma dicevi tu che comunque si spazia anche in altro. Sì. È vero Francesca? Sì, ma tipo, sì, aiuto, sì, 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 vero. È nordica ma di poche parole. Ah ecco, quindi no, se posso, no, sì. Infatti spaziamo anche perché le esperienze portano a questo. Franco è un contrabbassista di una certa esperienza, sono proprio un mucchio di gente dalle nostre parti, da jazz al blues, è giovane. Fino pure sul jazz, insomma, uno dei suoi generi preferiti, quindi appunto matrimoni, quello che può capitare, serate, jazz, ma così come anche disco music, non ci è capitato di fare un capodanno, o due capodanni di fila, per fare disco music anni 70, quindi grazie all'aiuto anche di Angelo Di Marco, tra l'altro, che non ci ha detto mai. Un certo tipo di disco music, cioè quella degli anni 70, praticamente gli strumenti sappiamo bene il valore che avevano. Suonavano. Adesso è un po', suonavano, gli strumenti suonavano, aggiunge bene Pino. Cos'è che andiamo a sentire? Con che cosa ci deliziate adesso? Avete già preparato qualcos'altro? Sì. È venuto in mente, praticamente, perché voleva andare... La voce di Pino si sente, penso, nonostante sente tutto Pino. Sia distante, no? Sì, perfetto, Pino vicino, così meno... Francesca voleva andare via. Vuoi già andare via? Andiamo, facciamo via, così rimane. Facciamo, ci spogliamo lì. Ecco, facciamo via, un bel brano. Sì, di? Meno di? Paolo Conte, il maestro. Grande maestro Paolo Conte. Via da parte dei nostri amici dei Staccato. Thank you.
anche finalmente abbiamo sentito qualcosa a che fare con il nostro bel paese. Insomma, per quanto riguarda invece le esperienze che in questi due anni vi hanno coinvolto, ce n'è qualcuno in particolare che ricordate? Non so, magari vi metto un po' così. Cosa peggiore, i viaggi. In questa esperienza è difficile raggiungere i luoghi, no? Quindi, anche perché abitiamo tutti dalla parte opposta. Esatto, io sono Agrigento, lui San Cataldo. San Cataldo, sì. Sì, come lui veramente è Montedoro. E lui più lontano a Mazzarino. A Mazzarino, quindi sei arrivato da Mazzarino per essere con noi, quindi merita un applauso. Ho fatto Mazzarino, San Cataldo, San Cataldo. Speriamo che tardi anche a ritorno. Come tornerai in casa? Si trova di nuovo, la scorpellata e ti portava a casa. Allora, io ho il piacere di sentirvi perché mi fa piacere anche avere avuto l'opportunità, dopo alcuni contatti con Pietro e anche con te, di raggiungere questo obiettivo. Abbiamo avuto, dopo un po' di vicissitudini, la possibilità di avervi in diretta, perché insomma riunire, come dicevi prima tu, quattro persone che comunque arrivano da lontano, è difficile poterli avere assieme, no? Quindi questa sera ci siete riusciti, vi voglio dire grazie, meritate veramente con voi. Grazie ancora anche a Pietro e Francesca che hanno, diciamo, tessuto il nostro bel incontro. Possiamo fare una breve pausa, ci concentriamo due istanti per dare qualche suggerimento e torniamo tra pochissimo qui a Che Gran Serata su Radio Agrigento. 21, 14 minuti primi, questa è Radio Agrigento ed è Che Gran Serata, il saluto radiofonico che tutti i mercoledì dalle 19 alle 21 circa e anche oltre, riandiamo avanti con i grandi, diciamo, temi che hanno a che fare con la musica e con tutto ciò che è arte e creatività, come quella che ci stanno proponendo i nostri amici di Stai Karma, la band che abbiamo ospite qui nel live che va a concludere questo appuntamento targato 29 marzo 2017. Francesca, abbiamo sentito già un bel po' di robe, quindi abbiamo avuto modo già di rodare il classico modo di cantare, di interpretare. Cosa ci fate sentire adesso? Allora, abbiamo pensato a un pezzo di Nancy Sinatra, Disputes Are Made for Walking. All right, ok, allora mi stai calma. Prego. Yeah.
canzoni che sono state, e quindi un po' mi vengono dei ricordi, perché poi man mano che uno diciamo, fa un brano viene in mente a quale epoca si fa riferimento, insomma io purtroppo qualche annetto ce l'ho, certo. Io non ero ancora nata. Io ero piccolo. Tu eri piccolino, ma quando? Diciamo che... Tra qualche mese 86 anni. 86. Vabbè, però ci sono stati tramandati e poi sappiamo anche il significato, la storia di tutto quello che abbiamo vissuto anche sentendo questi brani che hanno vissuto i nostri amici. Vorrei anche sentire Francesco, come lo fai? Un attimino al microfono, avvicinati Francesco, forse almeno abbiamo il quadro completo dei personaggi che fanno parte del mio infantile. Essendo più giovane pensavo che li portati, cioè gli anziani hanno bisogno di accompagnare. Cioè, è finita al contrario, quindi veramente sei più giovane perché li accompagni sicuramente. Quindi diamo forza anche a coloro i quali hanno grande esperienza. Francesco, a proposito di questo, tu come hai accolto questo invece questa formazione, come l'hai accolta, come hai reagito? È stato abbastanza positivamente, anche perché conoscendo Pino, io ho conosciuto Pino praticamente una serata, una session in un locale di Tancatardo. E ci siamo praticamente la prima volta che abbiamo suonato, abbiamo fatto un pezzo abbastanza semplice, spendi, ciccolia, quindi cioè, è stato proprio quasi una mora finalista. Poi parlando del progetto abbiamo conosciuto Francesca, con Pietro ci conosciamo un po' da tempo e è abbastanza bello. Anche perché a me piace la cosa che quando siamo dal vivo live nei locali andiamo di rock tipo capelli biondi. Avete un look particolare quando vi sentite? No, non penso che siete della propria. Apriamo l'armadio e vediamo quello che ci va. Però le cose pulite, mettiamo quello che ci va. Almeno sono cose pulite, possiamo confermarlo, Pino. Sì, sicuramente. E allora, amici, proviamo a sentirvi ancora, perché insomma Pietro è ben caldo, quindi vuole continuare su questa falsariga del rock. E sul caron. Infatti adesso sta soffrendo, sì. Perché di solito lui è il motore, quindi è quello che dà la botta a tutti quanti. Anche adesso, tu non lo senti forse, ma ancora. Ma non c'è un pezzo che gli può far uscire fuori tutto alla sua adrenalina, che magari sì, solitamente. Sì, solo che non sa come sfogarlo. Va bene, allora ci facciamo. Ci proviamo. Proponiamo un pezzo. Sì. Degli AC/DC. AC/DC, amici, attenzione. In acustico. In acustico è un po' rifatto, senza solo. Certo. Esatto. Cioè, è lei. Così un po' alla Stacarma. Sì. Esatto, è un AC/DC in versione diesel, non è di quelli esatto, proprio. Sì. anche al gas. Però siamo avanti degli AC/DC. Siamo amanti degli AC/DC in qualsiasi salsa, li apprezziamo ugualmente. Con gli Stray Karma, che gran serata su Radio Agrigento.
è più impennato, esatto. Più alzato il livello proprio per non fare. Ovviamente in questo caso non possiamo. Perché con le con gli strumenti acustici. Devo dire che però vi siete anche ben comportati anche in questo acustico, per cui insomma abbiamo avuto modo di apprezzare come viene fatto anche un brano rock in una versione particolare un po' diversa dal classico, pienezza degli strumenti, chiamiamolo così, è giusto. Però insomma siamo quasi alla conclusione di questo evento, per cui insomma vorrei anche poter sentire qualcosa che di solito date come saluto, l'arrivederci, la risentirci. Allora, ci stavamo dando un'occhiata. erano in riunione, esatto. In camera. E abbiamo pensato a un pezzo che solitamente lo facciamo all'inizio. Ah, quando si comincia. Esatto. Però a seconda delle occasioni l'abbiamo fatto sia all'inizio che alla fine. Quindi apri e chiudi. Apri e chiudi. È un mix tra il soft, poi cresce, poi. Ah ok, sì, c'è quel fatto del stekarma, esatto, che poi stekarma che poi lo stekarma e quindi proprio nelle vene della pelle. Esatto. E qual è questo brano? È un pezzo dei Foo Fighters e si chiama Best of You. Chiudiamo con questa allora, chiudiamo con questo bel brano, ci sta? Sì. Che è uno dei pochi più attuali, diciamo, quindi. Di quelli che si conoscono, cioè meglio che stanno andando. Sì, degli anni 2000. 2000, sì. Benissimo, ok, li ascoltiamo con gli stekarma. Chase away, oh, yeah.
Ciao ciao!